Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Black Myth Wukong perché oggi parliamo del capitolo 5. Il capitolo 5 che nasconde un paio di cose che devo ancora fare effettivamente e quindi le voglio fare in video. Voglio comunque parlarne e farle in video anche per vedere effettivamente se quello che mi sono lasciato alle spalle è recuperabile, perché in alcune situazioni, come è successo nel capitolo 4, mi sono reso conto che non potevo più recuperare una side quest che tendenzialmente ho chiuso involontariamente completando il capitolo. Anche se in realtà adesso devo riprovare a tornarci per vedere se magari funziona, perché da quello che ho letto in giro si tratta di fondamentalmente un bug. E quindi non so, magari avendo completato il quinto capitolo sono riuscito a sbloccare la situazione, quindi vedremo. Oggi di cosa parliamo? Parliamo dei carri, dei cinque carri elementali che il nostro amico Bue, che abbiamo incontrato all'interno di questa mappa, cioè all'interno di questo capitolo, ci ha detto di distruggere. Perché questo? Perché tre di questi carri si incontrano durante la trama, cioè si incontrano, diciamo, durante la storia del capitolo, e quindi si potranno sconfiggere in modo anche abbastanza facilmente. Anche abbastanza facile, più che altro. Mentre invece c'è un altro carro che avevo trovato in live. Vi invito ovviamente a seguirmi in live, se volete. Tutte le sere a partire dalle 21. Dove praticamente non ho fatto nessuna interazione. E quindi probabilmente non l'ho combattuto. E poi ne resterebbe un altro, che invece non ho la minima idea di dove sia. Quindi dovrò andare in giro per tutta la mappa, adesso che alcuni eventi si sono sbloccati e mi permettono di accedere comunque a delle nuove zone, per effettivamente capire dove andare, cosa fare e soprattutto perché fare determinate cose. Ma perché mi sono teletrasportato, comunque perché mi state vedendo qui, praticamente all'inizio del quinto capitolo? Perché tutto comincia da qui. E se dobbiamo parlare, se vi devo spiegare anche cosa fare, è giusto che io lo faccia nel migliore dei modi possibili. Infatti, essendo comunque all'inizio della nostra avventura, nel momento in cui arriveremo in questa zona, che è praticamente proprio l'inizio, è letteralmente l'inizio di questo quinto capitolo, quindi non potrete sbagliarvi, proprio letteralmente, percorrerete tutta questa strada. Nel momento in cui percorrerete questa strada, vedrete ovviamente della gente combattere tra di loro. Vedrete comunque dei nemici combattere tra di loro. E qua sopra, esattamente in questa stradina dove appunto sto indicando con la telecamera, vedrete una sorta di carro che inizia a sparare delle palle di fuoco. Ecco, quel carro è uno di quei cinque carri che dobbiamo eliminare. Ma noi ovviamente non lo sappiamo per ora, perché nel momento in cui arriveremo in questa zona dove ci sono dei sarcofagi o comunque ci sono dei tesori, verremo affrontati dal maestro Bue. O comunque il toro, maestro toro, non mi ricordo come si chiama, se non mi ricordo male era maestro Bue, che praticamente una volta sconfitto si accascerà su un fianco, comunque si accascerà in ginocchio, e nel momento in cui avremo eliminato tutta la mappa, cioè tutta questa zona di mappa dei nemici circostanti, apparirà il dialogo, dove appunto mi parlerà, mi riconoscerà, dirà: ah, non pensavo fossi tu, ti avevo scambiato per un altro di quei mutanti, eccetera eccetera, e mi parla successivamente di questi cinque carri elementali che dobbiamo trovare in tutta la mappa per poterli distruggere. E come vi stavo dicendo, i primi tre li troveremo proseguendo la trama, proseguendo il capitolo 5 senza nessun problema, senza sforzo alcuno, mentre invece altri due, di cui uno ho già trovato dove si trova e il quinto invece no. Quindi, una volta eliminati i primi tre carri, quindi quelli che sono stati eliminati per trama, mettiamola così, vi consentiranno successivamente di sbloccare i dialoghi con il maestro Bue, che si troverà esattamente qui. Quindi voi dovrete fare la stessa strada dove avete iniziato il livello, però anziché andare dai sarcofagi dovete venire qui alla destra dei sarcofagi, no? Perché proseguendo dritto questa è la destra. E una volta arrivati qui dovrete parlare con l'NPC in questione. Una volta esauriti i dialoghi lui se ne andrà. Quindi io in questo momento non so dove sia. Probabilmente sarà in giro per la mappa e lo andremo a cercare. Lo cercheremo, lo troveremo e quindi non c'è nessun problema. Detto questo, fatta questa piccola introduzione, andiamo a vedere dove si trova e soprattutto azionare e combattere il quarto carretto. Allora, un altro dei carri che avevo trovato ma con il quale non ho interagito si trova esattamente qui.
ovvero nella valle della fornace, se non mi ricordo male. Esatto, nella valle della fornace, ingresso della valle. Quindi basta che voi andate su montagne infiammate, valle della fornace, ingresso, ingresso alla valle. E tra l'altro sarà una zona che voi dovrete comunque raggiungere per trama, quindi non potete scappare. Una volta fatto questo, bisogna scendere praticamente tutta la zona di lava, quindi dovete praticamente percorrere tutta questa strada. Aveva questa interazione. Ecco, vedi, qui c'era la corda. Esatto. 为的便是等你取走吧 ah, ma è addirittura 生死茫茫大梦一场 buono scuro con la vita ripagherò. No, aspetta, al buio l'astuto mutamento s'accende a cadenza lenta e persistente, trasforma in un guai cavallo immune ai danni da tuono e infligge il male tuono al nemico. La concentrazione accumulata prima della trasformazione può essere convertita per l'inizio successivo. Ma quindi era il cavallo? Il nostro amico cavallo? È il nostro amico cavallo. Quindi l'ha sconfitto lui il carro. Va bene, e allora a sto punto devo cercare l'ultimo. Va bene, vado a farmi un giro. Ecco, tra l'altro stavo rifacendo la mappa, praticamente, e qui guardate cosa è successo. C'ho un'interazione per prendere addirittura la palla chiodata, quella che mi inseguiva durante la trama. Sotto sopra, sotto sotto. No, sopra, sotto sopra, sopra sotto. Ed è tra l'altro uno spirito. Solo che però... Ah, oddio! Tu che c'è? Ma che c'è? Ah, dovevi lasciarmi un carro. Lao Dai Wang yuan yuan qiao zhe. Shen peng ji bu jian zuo qi, geng bu jian hun tie gun. Zhe qi zhong dao di you he yuan you? Cos'altro si cela nella montagna? Dovremmo trovare il destiero del re. Non è possibile che sia niente. Ok. Ecco, lo sapevo che succedeva qui qualcosa. Era troppo strano che non avessi interazioni. Quindi boss fight. Oh. Oggetti unici, globo ardente. Ah, e questo sicuramente ora mi sblocca la porta lì. Oh no. Chissà se lui è morto perché non l'ho fatto combattere insieme a me o se era effettivamente scriptata la cosa. Niomo Wang Ren Yi Wu Shuang. 释放他，我心甘情愿。 Magari lo potevo salvare. Questo che lui mi ha detto. 为了那孽畜，老大王定是做了什么蠢事。这个秘密，恐怕都在那扇门后面。那小小鬼车不在话下，老子。 哦，Jesus！老子是故意让他记仇。 No！你是个顶好的猴头。
Chissà se potevo salvarlo. Minchia. Nucleo mentale. Oddio, se mi ha droppato alt. So già cosa vi state chiedendo. Joe, ma dov'è la zona dove hai affrontato questo carro, quest'ultimo carro? Non ce l'hai fatta vedere. Lo so. Ed è per questo che aggiungo questo spezzone di video, proprio per spiegarvi dove si trovi quest'ultimo posto, quest'ultimo luogo. Anche perché non è un luogo facile da raggiungere, è un luogo particolare. Perché? Ci troviamo praticamente nel Passo Cinereo 3, se non mi ricordo male. Sì, Passo Cinereo 3. Quindi nelle Montagne Infiammate, Campo di Fuoco, Passo Cinereo 3. È una zona di trama, quindi non, sicuramente qui non la perderete. Ed è esattamente dove la prima volta incontriamo la palla chiodata, ovvero sotto sopra sopra sotto, che adesso sappiamo come si chiama. E qui, dopo aver praticamente percorso tutta la sezione di mordi e fuggi con la palla chiodata, si arriverà in una zona ben specifica. Esattamente qui. Notate? Questa zona è una zona dove appunto poi voi dovrete continuare a camminare, perché da questo lato, sulla destra, praticamente ci sarà un muro di fuoco. Muro di fuoco che verrà successivamente spento dopo che avrete completato per la prima volta tutta la sezione di mordi e fuggi, quindi di schivata e corsa, con la palla chiodata. Una volta che avete sbloccato la cutscene e vedrete appunto che le fiamme verranno in un qualche modo domate, potrete finalmente accedere a questa zona, che è una zona totalmente nuova. Infatti in questa zona praticamente dovrete scendere in fondo e affrontare due boss. Il primo si trova qui, che è un altro di quei golem di lava che abbiamo già incontrato precedentemente. Oddio, lì c'è della volontà che non ho preso. E poi invece, scendendo ancora più in basso, in questa zona, anzi in quella zona dove c'è quel forziere lì che vedete in alto a destra, quindi in quella zona laggiù, e poi no, sì, mi sa che era esattamente in quella zona laggiù, troverete un altro boss, che praticamente sono comunque tutti e due, sono due boss opzionali, quindi se non vi va o comunque vi rompete le scatole nell'affrontarli subito, potrete anche skipparli al momento, non c'è problema. Mentre invece la cosa che dovete fare necessariamente è andare praticamente in fondo a questa strada, quindi percorrete ancora tutta questa strada. Eccoci qua, una volta percorsa tutta la strada arriverete a questo santuario. Vedete? E lì c'è la porta dove poi appunto c'è l'interazione con l'ultimo carro e che vi consentirà poi successivamente di entrare nella zona segreta. Per essere ancora più convinti, per essere ancora più sicuri, il teleport in questo caso è Kina del Ristoro. Quindi il santuario Kina del Ristoro, e poi successivamente potrete andare avanti ad affrontare il boss, il carro dorato arrugginito. E poi non so come faccia loro ad arrugginire, non mi ricordavo loro potesse arrugginire. E quindi poi successivamente passare alla fase successiva, che vedrete adesso in video. Ta-tan! Fatto lui un nucleo mentale, potrebbe anche essere valido il fatto di farlo morire. Vedi, e ora ovviamente mi appare l'interazione, perché ho il globo, quello incandescente. Lo sapevo che qui c'era qualcosa da fare. Infatti ho detto, mi sembra strano che qui non ci sia un boss o qualcosa in generale. E infatti era così. Se qua c'è un altro boss. Ah, non mi sorprenderebbe in realtà la cosa.
Non mi stupirebbe affatto la cosa. Magari il Long. Dio, che è sta roba? Eccolo. Lì c'è qualcosa. Ah. Oddio, sembra tipo l'elsa di una spada quasi quasi. O comunque la punta di un bastone anche. L'ossessione è un residuo dei legami terreni, trasforma le aspirazioni incompiute. Dopo il suo riconoscimento, darei la mia vita per lui. Un guerriero volenteroso. Affrontando il passato e il futuro, forse guadagnando anche qualcosa di più. Quindi dovrò scontrarmi con qualcuno? Dove sono? Grotta di Bishui. Oh oh. Ah, ma qui è proprio una zona da esplorare. Ah, va bene. E allora, arrivederci. Immaginavo ci fosse la boss fight. È ovvio. Figurati se non ti mettono la boss fight in una zona extra. Oh no! La palla? Nostra signora, quindi la regina. Ah, eccoli. Sopra, sotto, sotto, sopra. Oddio. Bah. Molto easy in realtà sta fight, perché fortunatamente ti affrontano una alla volta in modi alternativi, quindi riesci comunque a gestire la situazione. A differenza magari di altri boss che sono in contemporanea sempre e comunque contro di te. Un'altra zona da esplorare però. Forno di ferro del re toro, tra l'altro. Madonna, qua mi stanno dando un sacco di oggetti incredibili. Tra l'altro è semplice la strada, cioè basta che andiate dritto, non c'è molto da dire. Cioè non ci sono grosse biforcazioni. Eccolo, lui invece potrebbe essere caruccio. Olè. Anche questo ce lo siamo tolti. E vabbè, non era un boss, era un nemico elite più che altro. Ecco, e qui ora è easy, altra boss fight. Sicura come la morte. Però mi sa che siamo alla parte finale dell'esplorazione, perché non mi sembra che ci sia altro. Bestia Bishu, occhio dorato, oddio. Oh, immune alla paralisi. Ok. Non era così difficile il combattimento in realtà. E fatti first try praticamente tutti quanti, tranne il carro quello grosso che mi ha dato un po' fastidio. E il moveset più che altro. Ah, oh, oddio. Ma è il passato questo. Il 师父的事下，我们怎能不从？况且，师姐你已当他老人家的面，饮了子母河的水。住口！这是莫要再提。 Eh sì, lei l'aveva detto che era stata costretta. 可从那之后。
还多了个不归家的借口。师姐，那老牛定是见不得这些，他能给你腾出此洞，又派金睛兽把守，已是给足了师父情面。你千万要收紧嘴巴，若是再有他人晓得了此子来历，我们一家必有大难。师姐放心。 师父已让我来此座暗中协助，你且与那老牛好好将他抚养成人。待这娃长大，灵山的那些血债，他便是最好的人证。Quindi lui era la testimonianza, cioè il figlio che noi abbiamo sconfitto nel capitolo 5 era la testimonianza del fatto che, diciamo, le divinità imponevano il loro volere su, diciamo, sui loro sottoposti, mettiamola così. Quindi io ho vissuto praticamente questa sorta di ricordo, questa sorta di corno di ferro del rettore. Altri tre me ne ha dati. Altro nastro celeste. Morso della bestia Bishui. Materiale. Scusa, e tu? È una rana? Oddio. Tu sarai uno spirito, immagino, vero? No. Girino. E tra l'altro sti girini non ho capito ancora cosa devo fare. Dovrò analizzarli, perché ne ho beccati parecchio durante, cioè, ne ho diversi presi durante la mia, diciamo, esplorazione. Dove erano finiti? Dove sono? Qua? Ecco, vedi, ne ho 4 addirittura. Ho diverse robe che devo guardare in giro. Ecco. Quello che effettivamente mi aveva dato. Era l'oggetto, diciamo, appunto morso della bestia Bishui, che mi serviva per creare l'ultima arma leggendaria, praticamente. Mi riduce di 3 l'attacco, ma mi dà più 10 di attacco critico. E probabilità di colpo critico. Crea presso il santuario del custode o il fabbro. Ah, certo, perché non lo posso craftare qui. Mentre invece poi tutto il resto abbiamo craftato tutto praticamente. Almeno sembra così. Va bene, allora a sto punto direi che mi teleporto e craftiamo l'ultima arma e poi chiudiamo. Ok, in realtà ho craftato anche l'arma, vedete, ce l'ho già equipaggiata, perché in realtà mi conviene più questa rispetto all'arma che avevo prima, dato che io non utilizzo praticamente lo stile del pilone, io utilizzo lo stile del bastone allungati, quindi questo mi dà un 10% di crit rate in più. E inoltre non ho nessun effetto collaterale. Mi perdo 3 punti in attacco, ma sti cazzi. Cioè, molto meglio quest'arma. E quindi penso che per questa parte di Wukong possa essere tutto. E noi come sempre ci becchiamo alla prossima e spero di portare qualcos'altro. Perché ci sono ancora un paio di misteri che dobbiamo risolvere.